siamo avanti e con Daniele Guido Gessa vi vogliamo raccontare la storia di una regista americana di origine lucana che ha impiegato 2 anni per realizzare questo documentario proprio sulla nostra regione, un lascito anche a chi ha voglia di restare. Guardate. Un viaggio in Basilicata, dopo che per anni la giornalista esperta di cinema e ora anche regista Janine Gilliard ha potuto fantasticare sul Rio Nero in Vulture e dintorni grazie ai racconti di famiglia. È Return to Lucania, un lungo e appassionato documentario su quanto di meglio la regione possa offrire, con interviste ai personaggi chiave di un territorio in bilico fra tradizione e modernità. Gilliard, americana di Rochester, nello stato di New York, lo ha dedicato alla sua bisnonna materna, che proprio della città lucana, alle pendici dell'estinto vulcano, era originaria. Un viaggio emozionale alla riscoperta delle radici, ma anche per ipotizzare il futuro della Basilicata e dei suoi abitanti. Mostra la bella terra che è diventata e come i lucani hanno costruito una bella regione e con cuore, con lacrime, con passione. Ho fatto un mini Basilicata coast to coast. Ho cominciato a Maratea e sono andata a Matera solo per fare una ricerca. E poi dopo quello avevo un grande interesse, ho incontrato molti registi, molti giovani. Well, prima di andare lì, ho letto molte cose che i giornalisti hanno scritto di una terra desolata. Ci sono 3 parole, desolata, antica e cruschi. E so quando sono andata per la prima volta a 2002 avevo un po' paura perché ho pensato era una terra così. Ma quando sono arrivata ho trovato questa terra bellissima, moderna, con giovani, con attività, con negozi, con tutto. Lunga la carriera di Gilliard, video editor per la CNN e altri canali televisivi, poi esperta di critica cinematografica e autrice. Ora si divide fra il suo sito italiancinematoday.com e un blog fra la collaborazione a riviste di cultura italo-americana e la realizzazione appunto di documentari come Return to Lucania, disponibile sulla piattaforma di Vimeo.com. Per questo progetto volevo andare oltre in Matera, volevo andare nella provincia di Potenza per mostrare anche quello, perché in questo periodo Matera ha tutte le tensioni del mondo, ma anche Potenza è un tesoro, ci sono molte belle cose a Potenza. Mia madre mi ha detto molte volte che quando la mia bisnonna parlava della sua Basilicata piangeva, perché non ha mai dimenticato la terra e ha amato la terra con tutto il cuore. E per questa ragione, per questo motivo, avevo sempre una curiosità della terra, perché stavo molto vicino a lei. Ho conosciuto lei per 8 anni della mia vita e è scomparsa quando aveva 8 anni, ma non ho mai dimenticato lei, era una forza nella mia vita. E noi ora vi parliamo di automobilismo perché sta per cominciare la nuova stagione.